Antonio Crudella, direttore sportivo del Vasto Girardi, è inutile negarlo, siamo quasi al termine di questa cavalcata trionfale, questo progetto che è partito proprio con mister Farina nel mese di agosto. Ora mancano due vittorie, se gli altri fanno chiaramente altrettanto, anche prima se gli avversari non fanno meno, quindi si parla già per la prossima stagione. Sì, vabbè, noi dobbiamo sempre dare il massimo sul campo, dobbiamo sempre lottare, essere concentrati e farci trovare pronti, partita dopo partita. Adesso pensiamo a preparare al meglio la gara di domenica prossima e ovviamente pensiamo anche ad altre cose guardando al futuro, è innegabile, però dobbiamo pensare gara dopo gara, quindi siamo concentrati già domenica per la gara di Serra Capriola. Se vuoi darci qualche delucidazione, perché tra l'altro proprio tu qualche giorno fa hai postato sui social qualche foto dell'impianto nuovo di Tella, insomma i lavori procedono abbastanza bene. Sì, sono iniziati i lavori la settimana scorsa, quindi speriamo che insomma procedano spediti verso la realizzazione di quello che sarà il nuovo impianto, il nuovo Filippo Di Tella, e insomma aspettiamo, perché abbiamo tanta voglia di tornare a casa nostra, di allenarci a casa nostra e di giocare a casa nostra.